Ma non è questione di partenza soft, piuttosto che una partenza sprint da parte di Ferentino. Ripeto, Ferentino è una buona formazione, è una buona squadra, tra le migliori in questo girone. Sicuramente noi sapevamo che non sarebbe stato facile giocare contro Ferentino con l'assenza di un nostro giocatore così importante, ma avevamo riposto tante speranze in qualcosa che comunque ci riusciva bene, abbastanza bene. Quantomeno le prime tre partite non siamo riusciti a ripeterla oggi per la grande qualità che Ferentino ha mostrato in campo. Cioè noi non abbiamo mai subito 91 punti fino ad oggi, probabilmente, ripeto, le poche rotazioni che noi abbiamo sugli esterni ci ha costretti a far andare anche fuori giri in tante occasioni qualche nostro esterno, abbiamo concesso qualche tiro più facile ai loro esterni o comunque. Siamo stati meno aggressivi anche perché in qualche modo comunque i giocatori devono comunque cercare di riprendere un po' di fiato, un po' di sforzo comunque che comunque avevano fatto, mantenuto in campo, cercato di ruotare il più possibile. Abbiamo avuto anche una buona prova di Jon come esterno, abbiamo cercato di inserire lui nella nostra rotazione, è stato estremamente bravo. Abbiamo comunque lottato per 40 minuti. Ed è la nota più positiva probabilmente da prendere da questa trasferta. Dobbiamo fare a meno di Freeman, ma questa non è una giustificazione, ci possiamo prendere, è una cosa che abbiamo fatto di spontanea, con una decisione nostra, abbiamo cercato e cercheremo di aspettarlo il più possibile. Sappiamo che non sarà facile, dobbiamo cercare probabilmente di concedere meno dentro l'area dove comunque noi abbiamo una presenza estremamente importante e oggi effettivamente ci siamo riusciti pochi, però è anche vero che sono riusciti a fare tanti canestri per la grande qualità che avevano gli esterni, tirando e ogni qualvolta cerchiamo di evitare un più dentro l'area, concedevamo qualche tiro di più da fuori e loro sono stati bravi ogni volta che hanno avuto l'occasione di punirci sistematicamente. Quindi bravi loro, noi onestamente poco dal punto di vista dell'aggressività che abbiamo cercato di mettere, poco continui nei 40 minuti. No, Craig soffre di fastidio che penso molti giocatori abbiano. È normale che è arrivato qui da noi dove è partito in maniera molto più brillante. Oggi probabilmente il fatto proprio di aver avuto anche una serie di difficoltà nella prima parte di campionato, abbiamo avuto tanti infortuni, giocatori che abbiamo dovuto tenere fuori per infortuni importanti, quindi abbiamo avuto questa prima parte di preparazione effettivamente un po' altalenante. Craig oggi forse sta soffrendo un po' di più questa cosa qui, soffre un po' di più, però è un giocatore che onestamente a noi serve, avendo un giocatore così importante dentro l'area come voi avete Gillian, abbiamo Crosarion, probabilmente a noi serviva un giocatore di questo genere qua. Certo, abbiamo la necessità che lui cresca insieme a tanti altri giocatori, probabilmente oggi la condizione migliore non ce l'hanno, ma ripeto, oggi è anche una partita che un riferimento ben preciso non ce lo riesce a dare, perché, ripeto, l'abbiamo un po' spremuti tutti e avendo un giocatore in meno importante come Freeman, abbiamo cercato di sistemare qualcosa, abbiamo fatto giocare anche qualche giocatore fuori ruolo, siamo riusciti a ottenere sempre, anche, ripeto, ringrazio lo sforzo, ringrazio comunque la grande disponibilità, ma sicuramente poi a un certo punto ci mancava qualcosa, nel momento in cui abbiamo cercato di ruotare, di cambiare i quintetti, e Ferentino è stata molto brava a punirci ogni volta che noi cerchiamo di adattarci a qualcosa. No, non è un momento critico, ti dico in sincerità. Venivamo da due ottime gare, ad essere sincero, sia contro Barcellona che contro Megna. Sicuramente avevamo ripreso a giocare in un certo modo, avevamo trovato gli automatismi importanti che per noi diventano fondamentali. Oggi, questa settimana, abbiamo dovuto ricominciare da capo, cioè abbiamo dovuto cercare nuovi automatismi, nuovi giocatori che potessero avere e comunque distribuirsi un po' di più, un po' i punti che comunque Austin garantisce a questa squadra, quindi abbiamo dovuto cambiare gli equilibri, modificare qualcosa e questo continuo modificare non ci dà quella regolarità di prestazione che invece noi andiamo alla ricerca e stiamo cercando con grande sforzo da parte di tutti. Io, ad essere sincero, abbiamo fatto ottima settimana d'allenamento dove tutti sono sacrificati, però oggi onestamente abbiamo incontrato una squadra che ci ha creato tantissime difficoltà e probabilmente alla fine non ne avevamo più in corpo, realmente siamo realmente stanchi e abbastanza scarichi. Ripeto, lo sapevamo già da prima, abbiamo fatto una scelta con il mio general manager di aspettarlo e cercare di capire anche quali siano i tempi di recupero, che speriamo di averne più certi dalla settimana che andrà a iniziare. Quindi sappiamo di dover soffrire in questo momento, ma ne siamo ben coscienti, è una cosa che comunque è una scelta nostra per adesso e quindi sappiamo che dobbiamo cercare di
tamponare questa emergenza. Oggi siamo riusciti in alcuni momenti a tamponarla abbastanza bene, abbiamo dato qualche responsabilità in più a qualche giocatore che con Austin se ne prende ugualmente ma decisamente meno, abbiamo cercato di lavorare in maniera diversa, ripeto, gli equilibri che avevamo trovato con grande lavoro, con grande voglia, oggi sono nuovamente cambiati e onestamente mi aspettavo una partita normale, quando tu vieni qui ti aspetta una partita diversa da parte tua, mi sembra ovvio, ma sapevo che avremmo comunque sofferto la mancanza di questo giocatore. Certo, ripeto, sapevo che avremmo avuto qualche difficoltà nel ruotare gli esterni, mi aspettavo però una maggiore presenza che oggi non abbiamo avuto in alcune circostanze, ripeto, contro squadre così costruite non puoi fare tanti errori. Fiorentino è una squadra che ti punisce ogni qualvolta fai un errore, ti punisce ogni qualvolta sei in ritardo, ti punisce ogni qualvolta non sei ben messo in campo, e noi oggi per difficoltà oggettive dettate dal fatto delle poche rotazioni che avevamo a disposizione e per qualche errore nostro, visto che abbiamo cambiato anche qualcosina durante la settimana, questo Fiorentino ha avuto la capacità, l'abilità, la bravura di approfittarne e oggi siamo qui a raccontare una sconfitta.